Cari studenti, benvenuti al nostro appuntamento con lo studio della scrittura. Siamo alla quarta lezione con questa che dedichiamo alle dieci parole o se preferite ai dieci comandamenti. Stiamo facendo un percorso nel libro dell'Esodo e abbiamo scelto di soffermarci tra gli elementi di questo testo appunto sui dieci comandamenti così come proposti al capitolo 20 appunto del libro dell'esodo sarebbe molto bello se come studenti meditaste a livello personale il capitolo 19 tutto il racconto che precede la consegna appunto delle due tavole siamo con questa lezione appunto la quarta Giunti a quella che è la parola o se preferite il comandamento sesto, per la precisione, il verso è il verso 13. Un comandamento molto breve, lapidario, secco, che forse non avete neanche il tempo di aprire la Bibbia e trovare, Esodo 20, il verso 13, perché così recita: Non uccidere. Insieme a non rubare o non ruberai è il comandamento più striminzito in senso di contenuto letterario. È una parola, così come le altre, che Dio rivolge al suo popolo. Abbiamo visto nella lezione precedente, con la parola rivolta appunto all'onorare i genitori, che si apriva la seconda tavola, la tavola diretta alla relazione dell'uomo in senso orizzontale, quindi quella con il suo prossimo. Una seconda tavola che ha appunto la sua sintesi in Ama il prossimo tuo come te stesso. Una sintesi che noi non troviamo soltanto proposta da Gesù, anzi. Sempre nella Torah, nel Pentateuco, noi troviamo questa sintesi e il verso che desidero leggere con voi richiama anche il comandamento di non uccidere. Per cui, se non avete avuto il tempo di trovare Esodo 20, verso 13 perché è troppo veloce: non uccidere on, oppure non ucciderai a seconda della traduzione da cui si legge. Vi invito ad aprire la Bibbia nel libro del Levitico al capitolo 19. Levitico capitolo 19 e andiamo insieme a leggere il verso 18. Ripeto, Levitico capitolo 19. Verso 18 così recita. Non farai vendetta? E non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono l'Eterno. La seconda parte di questo verso ci dice appunto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. L'intero capitolo 19 richiama gran parte del Decalogo con delle aggiunte e dei rafforzativi. Questa seconda tavola, appunto, che relaziona i rapporti con il prossimo, è una tavola che aveva la sua diffusione anche nelle culture vicine al popolo di Israele. Ma queste parole, iniziate appunto con la lezione precedente, con quella di onorare il prossimo, ma in maniera particolare con quella di questa lezione, non uccidere fa parte di quelle che sono le espressioni, ma anche le attitudini di ogni essere umano che avverte la necessità di determinati comportamenti in relazione al suo prossimo. Ma siccome noi stiamo parlando di Bibbia, ci riferiamo al popolo di Israele in particolare. Ci stiamo riferendo al popolo dell'Antico Testamento, la seconda tavola la trovate a volte indicati in qualche testo di approfondimento o in qualche commentare come la tavola, ossia i comandamenti che fanno parte della legge noachica. Ossia sono dei comandi che appartengono già alla famiglia di Noè. Sono dei comandi che appartengono. Già al popolo di Israele, prima dell'Esodo, prima dell'Egitto, e ve ne do la dimostrazione invitandovi a sfogliare ancora la vostra Bibbia in senso opposto questa volta. Prima siamo andati dall'Esodo al Levitico e quindi siamo andati avanti. Adesso vi invito a tornare indietro, ad arrivare ad Esodo, ma andare ancora più indietro e quindi a scendere nel libro del Genesi al capitolo 9. Leggiamo due versi. Siamo appunto nella storia e nei brani che riguardano le vicende di Noè. Al capitolo 9, al verso 5, è Dio che sta parlando con Noè. Il verso 5 così recita. Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. In questo brano è implicito il comando, se preferite, il divieto a non spargere il sangue. E spargere il sangue equivale a togliere la vita e quindi uccidere ad ammazzare e chiunque fa una cosa del genere, questo testo ci dice che ne dovrà rendere conto all'eterno. Addirittura qui si parla anche degli animali. Siamo nel Genesi dove Dio è presentato come il creatore, colui che è sovrano sulla creazione. Ritorniamo al nostro testo di Esodo e al nostro lapidario non uccidere o se volete non ucciderai. Perché nel nostro linguaggio quando pensiamo a uccidere siamo indotti a pensare a quell'azione. Che elimina una forma di vita. Ma non è questo il significato del testo che abbiamo davanti a noi. Perché nella lingua ebraica il termine più usato per dire uccidere, nel senso di eliminare una forma di vita, è il termine Arag, che non è il nostro. Esodo ha un altro verbo, che è il verbo rasà. Cosa significa il verbo che qui nel nostro testo in italiano noi abbiamo uccide? Vuol dire così come propone qualche altra traduzione, andando molto più vicino al significato originario di questo verbo che traduce, anziché non uccidere, traduce non assassinare. Il che già ci lascia intendere che è un'azione rivolta a un altro individuo, a un altro uomo. Non si parla di uccidere gli animali, si parla di uccidere un altro essere umano. Ma in che senso? Non assassinare, perché siamo talmente esperti di cronaca giudiziaria per le tristi vicende che ogni giorno udiamo riportate, proposte dai mass media con tanti processi che anche la televisione ci fa sviscerare nei cavilli e nelle loro particolarità, che ci sentiamo anche non avendo dei corsi di giurisprudenza alle spalle tutti dei piccoli avvocati, a volte pronti ad assumere le difese di uno o le difese di un altro, a schierarci a favore di un accusato o a favore di un accusante. Ma torniamo al nostro testo che dice non assassinare. Non pensiamo quando si può assassinare, non pensiamo subito alla difesa. Non pensiamo che ci sono delle occasioni in cui è doveroso uccidere. Il nostro testo intende dirci questo, non farti giustizia da solo, non togliere la vita a un altro uomo per farti giustizia, non uccidere perché reputi l'altro degno della morte anche davanti alla legge, come se questo... Avendo infranto la legge è meritevole di morte. Tu individuo singolo non puoi decidere della vita di un altro. Dico questo perché noi sappiamo da buoni e bravi studenti che la legge prevede delle forme di uccisione pubblica. Una su tutto la lapidazione in determinate situazioni e in determinati contesti. Ma quando è consentita la pena capitale, non è il singolo che decide, è la comunità che impartisce quella pena. Quindi il nostro comandamento, la parola sesta del decalogo, ci dice questo, non assassinare, non farti giustizia con le tue mani mai. E volendo richiamare un vecchio film, della mia fanciullezza, ma so che molti studenti ricorderanno, ricorderete il giustiziere della notte. E qualcuno qui in sala mi sta suggerendo anche l'interprete principale. Non farti giustiziere di nessuno. Davanti al cospetto di Dio nessun uomo ha questa podestà. Nessun uomo ha questa Licenza, quella di togliere la vita ad altri. E se ricordate il verso che abbiamo letto, poc'anzi di Levitico, capitolo 19, verso 8, per richiamare quell'amerai, il prossimo tuo come te stesso. La prima parte del verso 18, del capitolo 19 di Levitico, cosa ci diceva? Non farai vendetta. E che cos'è la vendetta se non il farsi giustizia con le proprie mani? Uccidere, assassinare, richiama alla nostra mente, ma anche al nostro cuore, la morte. Questo comandamento così breve, così sintetico, a distanza di secoli di millenni è attuale più che mai nonostante questo divieto a non farsi giustizia con le proprie mani a non togliere la vita ad un altro pensando che sia la cosa giusta da fare per difendere la propria causa c'è una triste constatazione l'uomo è mancante. L'umanità non ha ancora imparato a mettere in pratica questo comando. Non ha ancora imparato ad applicare alla propria vita questa realtà. E se da una parte l'umanità non è riuscita ad imparare, l'altra triste constatazione è questa. L'uomo è una creatura pericolosa. L'uomo, in quanto individuo, è un soggetto altamente pericoloso. E qui basta ritornare a qualche episodio di cronaca. Ciascuno può scegliere quello che più la sua mente ha al fresco per dire bastano piccole situazioni, bastano le cose apparentemente più innocenti. Per scatenare delle follie inaudite, per scatenare delle azioni che perpetrano la morte di altre persone, che poi a riguardarle, a rifletterle a mente fredda, ci fanno soltanto dire: assurdo, inconcepibile. Come mai accade ancora questo? Siamo davanti ad un. Mondo a un sistema di vita dove impera la morte. E io ho citato sui miei appunti soltanto quattro possibili indirizzi di morte. Droga è tutto ciò che riguarda lo sballo, l'estasi, che produce la morte. Armi produzione di armi, traffico di armi, vendita di armi. Le armi causano la morte, la modificazione genetica o se preferite l'alterazione dei cibi che causa la morte. Ma uno su tutti, dove almeno noi come campani siamo degli esperti, è l'inquinamento. Non c'è regione più inquinata e più inquinante d'Italia della nostra amata e tristemente amata regione Campania. Quattro strade portano tutte quante alla morte, ma è colpa delle armi, è colpa della droga. È colpa dei cibi modificati, è colpa dell'inquinamento? O dietro queste strade c'è un unico comune denominatore, il soggetto più altamente pericoloso? L'uomo. Tutte queste strade sono state costruite e vengono ogni giorno costruite, ampliate, rese sempre più larghe dalla malvagità dell'uomo ma da un peccato che è molto diffuso. L'avidità di guadagno, scriveva l'Apostolo Paolo, è la radice di tutti i mali. Per i soldi, per il vile guadagno, si produce morte ogni giorno. E questo comandamento, non uccidere, non ucciderai, non assassinare, non farti giustizia, ha per noi una grande difesa dell'umanità. Dio che conosceva e che conosce l'uomo meglio di se stesso, ossia de, di quanto l'uomo possa conoscersi, ha cercato di dirgli guarda, sta attento. Ricorderete che un avvertimento del genere fu dato a Caino, sta attento perché il male ti sta spiando dietro la porta. Se tu gli darai l'occasione, quello entrerà e tu farai quello che non devi fare. Non uccidere vuole difendere l'umanità, vuole difendere la vita umana, ma vuole anche proteggere l'uomo dal fare delle azioni irreparabili. Perché se adesso ci lanciamo un pochettino in maniera molto veloce, in quelle che sono le parole, i comandamenti successivi che ci relazionano con il prossimo. Qualsiasi omissione, qualsiasi infrazione, qualsiasi danno o torto recato al nostro prossimo è irreparabile, è recuperabile, è scusabile, ma togliere la vita al prossimo è irreparabile, non puoi togliere la vita a qualcuno e dopo gli dici mi sono sbagliato, torna in vita, non l'ho fatto a posto, non volevo uccideri, risuscita, portare via la vita è un'infrazione irreparabile e siccome quando si commettono degli errori, delle infrazioni colui la commessa ne avverte il peso e lo vedremo a conclusione di questa lezione, Dio suggerisce non uccidere, non farti la giustizia, non portare via la vita a un altro come te, un altro come te. Quando parliamo di uccidere siamo subito mettendo da parte le cose, le quattro strade citate siamo indotti a pensare alla guerra. Perché si fanno le guerre? Oppure, se uno è un credente e sa di non poter uccidere, come fa in guerra? Si farà uccidere? C'è un assurdo, uno dei tanti assurdi nella Chiesa cristiana, sapete qual è? È che i pensatori, i teologi... Hanno sviluppato prima una teologia della guerra e poi hanno riflettuto sulla teologia della pace. Uno dei più grandi teologi cristiani, Agostino di Ippona, ha messo per iscritto: ha riflettuto prima qual era la guerra da giustificare, qual era la guerra ammessa e ammissibile, e dopo ha riflettuto sulla pace. Il racconto di Caino e d'Abele ci dice qualcosa di molto bello. Il prossimo è un compagno di viaggio. Il prossimo, come lo definisce un teologo cristiano, il prossimo è il nostro compagno di umanità. E quindi se pensiamo alla guerra, il nemico è il nostro compagno di umanità. E se andiamo a prendere il primo omicidio della Bibbia, non è l'omicidio l'assassinio di un estraneo. Non è stato ucciso un nemico, non è stato ucciso un avversario, ma il primo omicidio è l'assassinio del fratello. E questo potrebbe dirci in maniera topica, simbolica, che il nostro prossimo è il nostro fratello. E non che il nostro fratello è il nostro prossimo, ma che il nostro prossimo è sempre nostro fratello. E quando Caino è interpellato da Dio, la Scrittura ci dice che Dio ode la voce dei sangui, al plurale, la voce dei sangui di tuo fratello grida vendetta. Ma Dio non uccide Caino, Dio stesso non fa vendetta ad Abele, anzi Dio difende il prossimo Caino. Dio gli dà un marchio affinché nessuno alzi la propria mano contro Caino. Parlare di togliere la vita ci porta a. Ad altre riflessioni che nel nostro spazio limitato io mi accingo soltanto a menzionare, senza esprimere giudizi, senza esprimere conclusioni veloci, perché quando le conclusioni sono frettolose non sono mai esaurienti e non sono mai complete ma è opportuno davanti a questo comando di non togliere la vita, di citare alcune circostanze. Suicidio. E togliere la vita di se stesso. Ma siccome questa è una parola diretta a una comunità, senza andare a giudicare l'azione del singolo, il suicidio potrebbe essere considerato la sconfitta della comunità, perché il soggetto che arriva a togliersi la vita era un soggetto da aiutare, da soccorrere prima di quell'azione. E davanti a uno che sbaglia c'è una comunità che è stata negligente, che non è stata sufficientemente pronta a soccorrere chi era nel bisogno. Pratiche mediche, aborto. IVG, interruzione volontaria della gravidanza, eutanasia, tutte pratiche che hanno a che fare con il togliere la vita, davanti alle quali nessuno di noi è in grado di giudicare gli altri, ma siamo chiamati a rispettare gli altri e ognuno sarà consapevole davanti a determinate scelte di quel comandamento. non Assassinare, non portare via la vita, e siccome siamo responsabili e siamo consapevoli delle nostre scelte, vorrei che insieme leggessimo alcuni versi del Salmo 51, perché poi davanti all'uccidere, ci sarebbero tante situazioni che ci inducono a riservare un piccolo spazietto alla pena di morte. Ci sono dei reati davanti ai quali difficilmente si può restare indifferenti. Ci sono dei torti che richiedono un'azione, una forma di vendetta. Ma io credo che la storia di Davide, peccatore, a lui viene attribuito il Salmo 51. Il peccatore... Che è andato in battaglia e ha ucciso tanti uomini, il peccatore che ha ucciso Goliath, il peccatore che ha ucciso mille Filistei a cui ha portato via il prepuzio. Ma quello non è l'uccidere vietato dalla Torah, quello era l'uccidere che apparteneva alla conquista. Ma c'è un uccidere che pesa sulla coscienza di Davide. Quello di aver organizzato la morte di Uri all'Itteo per rubargli la moglie. E davanti al peso, al fardello di quell'assassinio, Davide sa che dovrà comparire davanti all'unico giudice. E il verso 4 del Salmo 51 recita: Ecco la consapevolezza. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Il peso del peccato rende Davide consapevole di aver sbagliato contro il suo Dio. Questa consapevolezza gli fa dire al verso 9, nascondi la tua faccia dai miei peccati, quella infrazione lo rende consapevole del fatto che Dio non lo può guardare e che lui non può guardare Dio. Ma il verso 14 è il grido della disperazione di chi ha sporcato le sue mani di sangue innocente, perché il non uccidere richiama questo, il versare sangue innocente. Al verso 14 la disperazione di Davide. Liberami dal sangue versato. O oh Dio, Dio della mia salvezza e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Ogni trasgressore, ogni omicidio comparirà davanti alla giustizia di Dio. E dobbiamo fare un salto veloce nel Nuovo Testamento. Perché abbiamo visto che Gesù richiamerà e riprenderà il verso del Levitico. Ma Gesù apre degli orizzonti all'uccidere. Perché siamo spesso limitati a pensare all'uccidere come al versare il sangue, alla colpa di Davide. Ma leggiamo insieme dal Vangelo di Matteo, al capitolo 5, verso 21 e verso 22. Ecco l'interpretazione, ecco la nuova prospettiva del Vangelo sul comandamento sesto. Gesù dice al verso 21, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico... Chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto alla genna del fuoco. C'è un'unica conclusione. Gesù ci sta dicendo che si può uccidere con la parola. Si può uccidere con la lingua, senza spargere il sangue, utilizzando soltanto delle parole. Raca, stolto, che ci sembrano delle offese e basta, ma sono delle offese che stanno uccidendo il nostro prossimo, perché reputare l'altro, un diverso da noi, un ebete, un deficiente, uno stolto, uno stupido, quello è annullare la sua individualità, quello è negare la vita del prossimo, quello è uccidere, quello è assassinare. Tutte le nostre parole che possono offendere la vita altrui sono un assassino. Credo che davanti a questa prospettiva... Siamo chiamati a non rimanere indifferenti, così come c'è un assassinio molto diffuso, la nostra indifferenza davanti alle pratiche della morte. Siamo troppo abituati a vedere sangue versato che non proviamo più ribrizzo, che non proviamo più disgusto che non proviamo più la repulsione per il peccato, che non sentiamo più la forza di gridare a difesa della vita. E non uccidere è anche questo, difendere la vita. Difendere la vita in tutte le sue forme e quindi combattere, alzare la voce contro tutte le forme di morte della nostra società e del nostro mondo. In conclusione. Chiudo con una preghiera affinché l'indifferenza possa essere allontanata da noi. Sono parole di Tommaso D'Aquino che così pregava. Concedimi, o oh Dio misericordioso, di desiderare con ardore ciò che tu approvi, di ricercarlo con prudenza, di riconoscerlo secondo verità, di compierlo in modo perfetto. All'ode e gloria del tuo nome. Metti ordine nella mia vita. Fammi conoscere ciò che vuoi che io faccia. Concedimi di compierlo come si deve e come è utile alla salvezza della mia anima. Dio vi benedica. Vi do appuntamento alla prossima lezione.